Belén Rodríguez ha usato il suo profilo Facebook per difendersi e dare voce alla sua versione dei fatti. La showgirl sostiene che la ragazza a cui rispondeva nel commento fosse solo un fake. Inoltre, ha aggiunto di non conoscere il reale aspetto dell'utente dietro quel nick, dunque il suo non era un attacco personale. Ormai tutti sanno che dietro profili anonimi ci sono spesso e volentieri persone che non fanno altro che insultare e riempire le pagine dei personaggi pubblici e non, di cattiverie che vanno ben oltre una semplice critica ad un vestito. L'utente a cui ho dato quella risposta è uno di questi che ricrea un profilo ogni volta che blocco e cancello pur mantenendo un'analogia nel nome, Bambolina 72, Super Bambolina, Bambolina Superstar eccetera, dopo svariati messaggi pieni di parolacce ed insulti gravi e non sto a precisare cosa, le ho riposto con ironia e impulsività ad uno degli ultimi, cancellando quelli che io ritengo vergognosi. Ah, dimenticavo, questa persona non ha mai pubblicato nessuna sua fotografia, mai nulla, quindi io non so come sia fatta e ieri Elisabetta Canalis ha coronato il suo sogno d'amore. L'ex velina di Striscia la Notizia ha sposato Brian Perry. Tra gli invitati VIP accorsi c'era anche l'amica Belén Rodríguez, che è arrivata ad Alghero con Simona Biele. In un secondo momento, poi, è stata raggiunta da Stefano De Martino. La showgirl argentina è riuscita a catalizzare subito l'attenzione dei presenti sfoggiando un abito che difficilmente poteva passare inosservato. L'abito sexy di Belén Rodríguez, la Rodríguez ha sfoggiato un lungo abito blu, con spacco e trasparenze sul seno e sulle gambe. Una mise, dunque, decisamente sensuale. Come al solito la rete si è divisa. Alcune persone hanno sottolineato la bellezza di Belén, che con il suo abito è riuscita quasi a rubare la scena alla sposa. Altri invece sono stati molto più pungenti e critici nei suoi confronti. Le critiche rivolte a Belén, alcuni utenti hanno trovato il suo abito del tutto inappropriato per una cerimonia che si celebrava in chiesa. Tra i commenti di critica, Belén Rodríguez ha risposto a quelli di una ragazzina che si firmava Bambolina. E il super bambolotta? Ti rode? Lo vuoi questo abito? Mi dispiace ma non ti chiude la zip. La showgirl, quindi, si è rivolta all'utente chiamandola bambolotta e poi l'ha attaccata dicendole che addosso a lei, la zip dell'abito non si chiuderebbe. Attaccare una ragazza sul fisico è stata vista come una caduta di stile da parte di alcuni follower dell'Argentina. Altri, invece, lo hanno visto come uno sfogo legittimo, dopo essersi beccata così tanti insulti. Intanto, la giovane a cui la Rodríguez si è rivolta ha disattivato il suo account su Instagram. Chi se ne frega.